tutti e ben arrivati. Grazie per la vostra partecipazione. Io sono Massimo Lorenzoni di Finestra sul Cielo e volevo solo dirvi che sono molto contento della presenza del dottor Berrin. È la prima volta che Finestra sul Cielo organizza un evento di questo genere. Nel nostro mondo abbiamo sempre cercato coi fatti di portare avanti un discorso di alimentazione sana e ci piacerebbe oggi, grazie soprattutto appunto agli interventi del dottor Berrino, cercare di farlo in maniera più allargata e arrivare più direttamente a chi può far fare delle scelte, al consumatore finale o in alcuni casi di fare voi stessi delle scelte di alimentazione diretta, magari spiegate in maniera più tecnica e in maniera più specifica da chi sicuramente ne sa più di noi. Detto questo, volevo appunto fare questa piccola introduzione. Come sapete, Finestra sul Cielo da quando è nata ha cercato di fare delle sei scelte salutistiche ben chiare e noi quindi come mission non utilizziamo latte derivati, non utilizziamo zuccheri raffinati. E lungo questo percorso, in maniera parallela, anche il dottor Berrino naturalmente ha portato avanti quelle che sono le sue convinzioni scientifiche, non solo dettate da una coscienza personale. E lungo questo percorso ci siamo incontrati e quindi abbiamo cercato di mettere insieme queste due esperienze proprio nei riguardi dell'umanità, di quello che è il mondo intero, cercando di far capire come sarebbe meglio portare avanti un discorso di consumo più consapevole. Io vi ringrazio e lascerei direttamente la parola al dottor Berrino. Grazie della sua presenza e buona giornata anche a lei. Grazie, grazie. Buongiorno. Mi piacerebbe sapere chi c'è in sala, cioè chi ha una attività legata all'alimentazione, ai prodotti alimentari, ai negozi biologici e chi invece è soltanto del pubblico generale. Può alzare la mano chi è coinvolta grosso modo, circa metà e metà, va bene, va bene. Sentite, trattandosi della Finestra, che è un'azienda che nasce ispirata dalla filosofia macrobiotica, vorrei parlarvi un pochettino di macrobiotica. Perché la macrobiotica, sapete, perlomeno in ambiente medico, non piace, evoca delle cose negative. E dico che delle cose negative, ma soprattutto per alcuni studi fatti negli anni 90 in Olanda, dove c'era un'interpretazione estremamente rigida, molto intransigente della macrobiotica, e in questo studio su delle famiglie di macrobiotici olandesi si era constatato che i bambini avevano dei segni di rachitismo. Il rachitismo è legato alla carenza di vitamina D. E allora giù proprio critiche a non finire sulla macrobiotica che fa ammalare i bambini. In realtà non è la macrobiotica che fa ammalare i bambini, è una un'interpretazione così troppo radicale. Detto che i bambini non mangiavano mai prodotti animali, ma la macrobiotica mica proibisce di mangiare i prodotti animali. La macrobiotica non proibisce neanche il latte, neanche lo zucchero. Non c'è niente di proibito. La macrobiotica invita a ragionare sull'energia dei cibi e sull'equilibrio,
l'equilibrio dello yin e dello yang. Per cui questi bambini erano, avevano dei segni di rachitismo, non erano dei terribili rachitismi, fondamentalmente perché erano vegani, non perché erano macrobiotici. In Olanda c'è poco sole, quindi si fa poca vitamina D, e se non mangi del cibo animale, la vitamina D è difficile, non sai bene dove prenderla. Ce n'è un po' anche in certi cibi vegetali, i funghi per esempio contengono un precursore della vitamina D, ma fondamentalmente la vitamina D la prendiamo dal cibo animale. E allora se sei vegano, e devi stare attento almeno a prendere il sole e a comunque scegliere i cibi vegetali che hanno un contenuto per quanto piccolo di vitamina D, di provitamina D. Ma la macrobiotica non vuol dire essere vegani. Il cibo animale è contemplato, anche se c'è una grande raccomandazione di non squilibrarsi troppo verso l'estremo yang del cibo animale. La raccomandazione di basare l'alimentazione prevalentemente sui cereali integrali e sui semi, sui cereali integrali, legumi e semi, è perché i cereali sono yin perché sono vegetali, ma sono yang perché sono piccoli e concentrati, e quindi sono estremamente equilibrati, hanno veramente l'equilibrio dell'essere sia seme sia frutto, hanno dentro lo yin e lo yang, quindi di per sé i cereali sono l'alimento più equilibrato in termini di yin e di yang. Sono un po' più yang dei legumi, ma i legumi e i cereali assieme sono la perfezione dell'alimentazione umana. Tutti i popoli del mondo, prima della rivoluzione industriale nel campo dell'alimentazione, mangiavano i cereali e i legumi. La nostra pasta e fagioli, il couscous con i ceci nel Nord Africa, il riso con i prodotti di soia, cereali e legumi, il miglio in Africa, il panico con le arachidi sono legumi, le tortille di mais con i fagioli neri in Messico, no? Con l'eccezione degli eschimesi, tutti i popoli del mondo hanno basato la loro alimentazione su cereali e legumi, alcuni ancora adesso. Io vado in vacanza sulla montagna dell'Himalaya, adesso partirò il 15 marzo, dal 15 marzo al 15 aprile cammino sui sentieri dell'alta montagna, e cosa mangio? Mangio il dal lenticchia, bat del riso, con le verdure, dal bat e tartari, è il piatto nazionale, tutti mangiano quotidianamente cereali e legumi, in questi popoli che non sono ancora stati troppo toccati dalla globalizzazione del cibo vegetale. E il cibo vegetale andando verso il cibo animale, cibo pesci, cibo yang, cibo quello che si muove yang, cibo quello attivo yang, l'energia del lavoro yang, l'uomo yang, le donne sono yin, erano yin, perché adesso si stanno yangizzando tantissimo, portano i pantaloni, e se portate i pantaloni, non prendete quel po' di sole sulle nelle gambe che prendereste se postaste ancora le gonne, e già che poi andate in carenza di vitamina D. Manteniamo le caratteristiche maschili e femminili separate. Se andate verso il pesce, come si serviva tradizionalmente il pesce? Con una patata bollita, e lo yin della patata equilibrava lo yang del pesce. E poi ci sono le carni bianche, e poi ci sono le carni rosse. E come si mangiano le carni rosse? Si mangiano bistecca insalata e un bicchiere di vino. Il vino
è una cosa molto yin, perché è una trasformazione addirittura del vegetale, no? E cerchi di equilibrare una bistecca con un bicchiere di vino, che è una cosa sensata. E poi ci sono le carni rosse, sono le carni rosse che sono molto yang, perché il sangue è yang. Le carni, sapete, nella tradizione ebraica e nella tradizione islamica vengono dissanguati gli animali nella macellazione. Ed è logico che sia così, era una cosa molto sensata dissanguare gli animali, perché loro vivevano nel deserto, in un clima estremamente yang. In qualche modo riducevano il carattere yang della carne che mangiavano con il dissanguamento. Le carni salate, i salumi, sono estremamente yang, perché il sale è yang. Quindi sono, c'è il sangue e c'è il sale. E con cosa si mangiano i salumi? Il prosciutto con cosa si mangia? Col melone, perché il melone è molto yin. E se non c'è il prosciutto, con cosa lo mangiate il melone? Con il sale, tipicamente si mette il sale sul melone. In Sicilia le arance si mangiavano con il sale, i cedri si mangiano con il sale, il limone si mangia con il sale, per equilibrare lo yin del frutto con qualche cosa di più yang. Nei dolci si mette sempre il sale, e rimangono lo stesso molto yin nei dolci commerciali almeno. Quindi all'estremo yang, le uova sono molto yang, le uova piccole sono molto yang, il caviale è molto yang, la bottarga è molto yang. Quando si fa la pasta con la bottarga, tantissimo olio si mette, per cercare di equilibrare questo yang della bottarga, non si riesce, non è abbastanza, devi anche bere un bicchiere di Canonau per riuscire a equilibrare una pasta asciutta con la bottarga. Il caviale in Russia lo si mangia con la vodka, un cucchiaio di caviale e un bicchiere di vodka, per cercare di equilibrare lo yang del caviale con lo yin della vodka. E anche quando andate da McDonald's a mangiare l'hamburger yang, carne rossa yang, yangizzata dalla temperatura altissima della piastra, è un doppio yang. E quindi per cercare di equilibrare l'hamburger di McDonald's, che è un doppio yang, ci vuole un doppio yin, che è la Coca-Cola con il ghiaccio. Se siete stati in America sapete che se ordinate qualcosa da bere, prima riempiono i bicchieri di ghiaccio e poi vi mettono il vostro liquido, perché loro hanno bisogno del ghiaccio. Hanno bisogno del ghiaccio perché mangiano tanta carne rossa, tanti hot dog, tanti hamburger, no? È una cosa che scalda talmente che se non mangi col ghiaccio non ce la fai a sopportare questo modo di mangiare. Ma è chiaramente difficile equilibrare la Coca-Cola con gli hamburger. È molto più facile equilibrare i cereali e i legumi e mangiare riso, lenticchie o la pasta e i fagioli. E quindi se ci pensate, tutta la cucina tradizionale dei popoli, anche la cucina disgraziata di oggi, tenta di fare un equilibrio di yin e di yang. E quello che insegna la macrobiotica è semplicemente equilibrare lo yin e lo yang nel piatto. E se noi equilibriamo, riusciamo ad equilibrare lo yin e lo yang, e quindi evitiamo i cibi estremi che sono difficili da equilibrare, ma tutto possiamo mangiare. Tutto a condizione di rispettare quella prescrizione del Tao, c'è un versetto del Tao che dice: la debolezza è la mia forza, il ritorno è la mia legge. La debolezza è la mia forza, il senso delle arti marziali, chi fa jiu-jitsu sa che vince se utilizza la forza dell'avversario, non se mette lui la forza. Il ritorno è la mia legge, vuol dire
che tutto possiamo mangiare, tutto possiamo fare, anche l'estremo yang, anche l'estremo yin, a condizione di avere il riflesso di tornare nell'equilibrio. Il ritorno è la mia legge, il ritorno all'equilibrio. Sono andato l'anno scorso al matrimonio della mia cuginetta, che abita a Felino, pensate, e a questo matrimonio c'era il culatello, e c'era il culatello che si mangiava con la torta fritta. La torta fritta è la il gnocco fritto di Modena, a Parma si chiama la torta fritta, e mi sono mangiato una fetta di culatello con la torta fritta, e anche ho bevuto mezzo bicchiere di Lambrusco, perché effettivamente l'olio della torta fritta equilibra un pochettino lo yang, ma la frittura però è una cosa molto yang, no? E allora ci è voluto anche un mezzo bicchiere di Lambrusco, ma è una cosa che si fa una volta all'anno. E ieri ero in una, no, sabato avevo la mia gruppo di meditazione, abbiamo passato questa giornata a meditazione, e ci sono degli amici che vengono dalla Valtellina, e tutti noi portiamo qualcosa da mangiare per avere un piccolo pasto, e hanno portato questi formaggi meravigliosi della Valtellina, delle vacche che ancora pascolano in montagna, e io che non mangio abitualmente formaggio, e che raccomando anche di andarci molto piano con i latticini, ho mangiato il formaggio della Valtellina, e questo succede in un modo del tutto occasionale, per cui a volte la macrobiotica è vista come qualche cosa di intransigente, addirittura di punitivo quasi, no? E non va bene, no? La macrobiotica è una ricerca dell'equilibrio. In fondo la dieta mediterranea tradizionale, che era basata sul pane fatto con una farina macinata a pietra. Quando si macinava pietra non si riuscivano a fare le farine raffinate, che sono una ionizzazione estrema delle farine. Era basata sui legumi, tutti i giorni c'erano i legumi. Il contadino siciliano mangiava la pasta con le fave, quasi tutti i giorni, e con le verdure dell'orto. E tutti i meravigliosi piatti della cucina meridionale, la pasta e ceci. Quindi cereali e legumi tutti i giorni, con le verdure, con la frutta di stagione naturalmente, e la frutta, molto spesso la frutta secca, sia noci, nocciole, mandorle, che hanno delle meravigliose proprietà protettive, sia la frutta secca nel senso di essiccata. Il dessert era un fico secco con dentro una noce. Ed è estremamente interessante, perché il fico è molto zuccherino, ma le noci e le mandorle hanno la proprietà di rallentare la velocità di assorbimento degli zuccheri. E hanno anche tante altre proprietà, antinfiammatorie, proprietà prebiotiche, favoriscono i germi buoni nell'intestino. La dieta mediterranea tradizionale era una dieta perfettamente equilibrata in termini di yin e di yang. E il giorno della festa del paese si mangiava la carne. Le famiglie avevano anche il maiale. Non era una cosa frequente. Quando si ammazzava il maiale, si mangiava molta carne di maiale quel giorno lì. E poi si conservava qualche cosa per il futuro. Ed era un consumo molto moderato, e il grasso del maiale una volta era un cibo molto sano, perché sono grassi insaturi, è come mangiare del grasso vegetale. Adesso invece il maiale viene nutrito con gli scarti della produzione dei caseifici, e
viene nutrito con il latticello per farlo crescere molto in fretta, perché il latticello ha i fattori di crescita, per cui il maiale ingrassa molto prima. Ma allora se il maiale il maiale ha i grassi che mangia, è come l'uomo, anche noi tendiamo ad avere i grassi, possiamo modificarli un pochettino, ma se mangiamo tanto burro i nostri grassi saranno ricchi di grassi saturi, se mangiamo tanto olio i nostri grassi saranno ricchi di grassi poliinsaturi. Sono solo i ruminanti che mangiano il grasso vegetale e lo trasformano in grasso animale, mangiano dei grassi poliinsaturi e li saturano nel rumine. Il rumine è come se fosse una fabbrica di margarine, che trasforma un grasso liquido in un grasso solido. Il maiale non è un ruminante, è il grasso che mangia. Quindi quel lardo o quello strutto che si usava per cucinare erano dei grassi molto sani una volta, e il loro uso era comunque molto moderato. Erano solo i ricchi che si potevano permettere la carne tutti i giorni. E avevano la pancia, avevano la gotta, no? Che si potevano permettere lo zucchero, che fino a un secolo fa era una cosa cara lo zucchero, la gente comune non mangiava lo zucchero. Ma lo zucchero, anche lui è una causa della gotta. Zucchero e carne sono le due cose più negative. Estremo yin, estremo yang. Zucchero e carni rosse. Quindi la dieta mediterranea tradizionale è fondamentalmente una dieta che rispetta i principi della macrobiotica. Ma gran parte delle diete tradizionali dei popoli su in Himalaya non sanno nemmeno cosa vuol dire macrobiotico. Ma il loro piatto è un piatto macrobiotico, cereali, legumi, verdure. E però quando sono stato invitato da questo monaco per una puja, una cerimonia religiosa, lui ha preparato una zuppa e mi sono stupito moltissimo che in questa occasione di questa cerimonia, in questa zuppa c'erano dei pezzettini di carne. I pezzettini di carne di yak. E così è stato. Una o due volte all'anno che io mangio la carne, ho mangiato la carne anche in quell'occasione lì. No. Metti un cucchiaio da minestra di carne. Per cui non... Non bisogna essere vedere le cose come regole, Bisogna ragionare in termini di energia dei cibi. E guardate che è stato pubblicato, anzi, nei vostri negozi esponete il codice europeo contro il cancro. O almeno la sezione che riguarda l'alimentazione, il codice europeo contro il cancro, trovate su internet, è stato pubblicato nell'ottobre del 2014 e ci sono tutta una serie di raccomandazioni, è stato redatto dall'Agenzia Internazionale, da un gruppo di lavoro dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione, che è un'agenzia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, a cui la Commissione europea ha chiesto di esplicitare quelle che sono le raccomandazioni che si possono dare oggi per non ammalarci di cancro. Il gruppo del lavoro ha stimato che rispettando queste raccomandazioni si riduce il rischio di ammalarsi di cancro almeno del 50%. Il codice europeo contro il cancro. E il codice europeo contro il cancro, il gruppo di lavoro, nel gruppo di lavoro sulla dieta, c'erano vari gruppi di lavoro sul tabacco, sull'attività fisica, sullo screening, sulle vaccinazioni, sui rischi professionali e così via. E nel gruppo di lavoro sulla dieta abbiamo di fatto preso come valide le raccomandazioni che erano già uscite 7 anni prima, nel 2007, la pubblicazione del Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, che aveva finanziato un enorme lavoro di revisione di tutti gli studi scientifici sul rapporto fra alimentazione e tumori.
migliaia e migliaia di studi. Ci hanno lavorato più di 100 ricercatori sparsi un po' nei 5 continenti, che no, non c'era nessuno dall'Africa, e nei 4 continenti. E questi, noi ci eravamo occupati dei tumori della mammella, dei tumori dell'ovaio, altri si erano occupati dei tumori del polmone, altri dei tumori dell'intestino, altri così via. Ed erano state redatte queste raccomandazioni, sono state prese quasi con le stesse parole dal Codice Europeo contro il Cancro, che ha riesaminato tutte le pubblicazioni fra il 2007 e il 2014, prima di... E cos'è questo, cosa dice questo codice? Dice di basare l'alimentazione quotidiana prevalentemente su cibi di provenienza vegetale e non industrialmente raffinati, con una grande varietà, la varietà è importante, di cereali integrali, di legumi, di verdure e di frutta. Gli italiani mangiano tante verdure, patate e pomodori, fondamentalmente. E va bene mangiare le patate e i pomodori, ma piano, no? Moltissimi italiani mangiano i pomodori tutti i giorni dell'anno. Non va bene. Dobbiamo variare. E la natura ci offre questa varietà, la stagione ci offrono la varietà. E se noi variamo siamo sicuri che non ci manca niente. Ci sono decine di migliaia di sostanze nelle verdure che mangiamo, che hanno un'azione sulla nostra fisiologia, che agiscono sui nostri geni, che accendono, spegnono con i nostri geni, che scrivono su questa tastiera del DNA per dare le istruzioni per far funzionare bene il nostro organismo. E allora mangiamole tutte, non soltanto qualcuna. Beh, se poi una cosa ci fa schifo, non mangiamola, ci mancherebbe, ma è raro che ci sia qualche cosa che ci fa veramente schifo. A me, per esempio, non piace tanto il sedano di Verona. È una cosa buona, interessante, ma ha un gusto forte, lo trovo, no? E mi è un po' antipatico. Però lo mangio lo stesso ogni tanto, no? Un pochettino, no? Un pochettino da mescolare con le altre cose. E la varietà, la biodiversità nel piatto. Se siete una famiglia numerosa potete fare la biodiversità nel piatto, avere 3, 4, 5 verdure nello stesso giorno. Se siete una famiglia spitinfia come quelle di oggi, fate la varietà nella settimana. La varietà. E anche la varietà dei cereali. Non sempre solo riso integrale. Tac, riso integrale. I macrobiotici mangiano riso integrale. Va benissimo mangiare il riso integrale. Mangiamo anche il farro, mangiamo il miglio, mangiamo l'orzo, mangiamo il grano saraceno. Mangiamo anche queste cose sfiziose che ci sono adesso, la quinoa, cioè, ma chi se ne frega della quinoa, voglio dire, no? Cioè, arriva da, lasciamola mangiare ai popoli delle Ande, e non andiamo a rubargli la quinoa, no, va benissimo mangiare la quinoa, ha la proprietà di avere tutti gli aminoacidi, e la quinoa può anche essere mangiata senza essere accompagnata dai legumi. Mangiamo il teff, mangiamo l'amaranto, ma fondamentalmente mangiamo i nostri cereali. Il frumento, magari scegliendo un frumento antico, vediamo la farina fatta con l'avena, farina fatta con il senatore Cappelli, con il Timilia, con il Russello, con il Perciasacchi, i grani antichi che hanno un glutine non così pericoloso come i grani moderni. Se non c'è scritto da che farina è tratta la vostra farina, e qui do un messaggio anche alla finestra sul cielo in sala, se non c'è scritto da che grano è tratta, io preferisco non comprarla. Io voglio sapere che varietà di grano era
è stata fatta con il creso, che è un glutine che può causare dei problemi, o è stata fatta con l'averna, questo meraviglioso grano tenero toscano, che ha un glutine che non è così pericoloso. E si mangia la pasta di grano duro. Che grano duro è? Io voglio saperlo. Pretendiamo che chi mette in vendita i cereali ci dica che cosa c'è lì dentro. Nel riso in genere c'è scritto, è un Rosa Marchetti, è un Baldo, è un... però non sempre, ma nelle farine non è quasi mai scritto. E allora dico ai consumatori: andate nel negozio biologico e piantate una grana, perché non c'è scritto di che grano è fatto quella roba lì. Io non voglio far assaggiare al mio nipotino una farina costano cari, e quindi alla fine non ci perdono e non avvelenano il pianeta. Sì, quindi basate l'alimentazione quotidiana prevalentemente su cibo di provenienza vegetale, prevalentemente, non esclusivamente. È bene che ci sia qualche prodotto animale, se non altro per la vitamina B12, che prendiamo praticamente solo dai prodotti animali. E diamo le istruzioni anche dove prenderlo questo cibo animale. Di tutti i cibi animali, quelli che fanno meno male, che anzi fanno bene, è il pesce. Ed è terribile, perché stiamo pescando in un modo assolutamente vergognoso e distruttivo. Cerchiamo di lavorare per far crescere una coscienza di rispetto dei mari. Per cui io quasi mi vergogno quando mangio il pesce. E oltretutto i mari sono molto inquinati, quindi anche il pesce è inquinato. Per cui diamo questo messaggio: non mangiate il tonno, non mangiate il tonno. Vediamo di ridurre questa spinta commerciale esagerata che ha portato alla distruzione dei tonni, perché il tonno è fra tutti i pesci è quello più inquinato. Il tonno e il pesce spada sono inquinatissimi, perché sono dei grandi predatori. Più un pesce vive, più si avvelena dei veleni del mare, delle diossine, dei metalli pesanti. Quindi mangiamo il pesce piccolo. Diamo il messaggio di non mangiare il tonno. Non offrite il tonno nei vostri negozi. Ma gli studi sono molto chiari, gli studi sugli avventisti. Sapete, gli avventisti è questo gruppo religioso che ha una grande cultura della salute, e c'è una raccomandazione in questa fede avventista di non mangiare carne. E circa più di metà degli avventisti non mangiano carne, effettivamente. Sono stati fatti grandi studi negli Stati Uniti, dove c'è una popolazione di avventisti molto importante, grandi studi prospettici in cui si seguono nel tempo queste persone che hanno risposte ai questionari alimentari,
e confrontando quelli che mangiano carne regolarmente, quelli che mangiano occasionalmente, quelli che sono vegetariani, quelli che sono vegani e quelli che sono pesco-vegetariani, cioè mangiano cibo animale ma mangiano anche il pesce. E la mortalità è più bassa nei pesco-vegetariani, poi nei vegetariani e poi nei vegani. I vegani non hanno la mortalità più bassa. E poi quelli che mangiano poca carne, e poi confrontandosi, c'è una notevole differenza, il 30% in meno di mortalità c'è nei pesco-vegetariani rispetto ai carnivori. Quindi abbiamo bisogno di un po' di cibo animale. E allora procuriamoci un cibo animale che sia rispettato. Il pesce purtroppo non è rispettato, però fa bene alla salute. Noi troviamo nei nostri studi che, e anche gli avventisti lo trovano, che i pesco vegetariani, che chi mangia pesce si ammala un po' meno di cancro dell'intestino, noi troviamo che si ammala un po' meno anche di cancro della mammella, ma altri studi non hanno trovato. Nel codice europeo contro il cancro non c'è nessuna raccomandazione sul pesce, ma c'è una raccomandazione sulla carne che dice: limitate il consumo di carni rosse ed evitate le carni processate, le carni lavorate. Da noi fondamentalmente evitiamo i salumi, evitate i salumi. E non me ne frega niente che siano biologici, sono salumi. Allora, è possibile che le carni rosse sono associate a varie cose, ma soprattutto i tumori dell'intestino. È possibile che la differenza fra carni rosse fresche e carni rosse conservate sia legata al fatto che si usano i nitriti per la conservazione delle carni rosse. I nitriti inducono la sintesi di sostanze cancerogene che sono le nitrosamine. Per cui anche nel circuito biologico, visto che ci sono dei salumi non trattati con nitriti, che è una cosa positiva, eh? Io sto lavorando per incoraggiare la grande industria dei salumi, trovate dei sistemi alternativi per conservare che non comportino l'aggiunta di nitriti, e ci sono questi sistemi. Però andateci piano, perché sono comunque sempre carni rosse. E le carni rosse, chi mangia quotidianamente carni rosse ha un rischio doppio di ammalarsi di un cancro dell'intestino rispetto a chi mangia raramente carni rosse. E il ferro, il ferro della carne, che è il ferro della carne, il ferro eme, è molto ossidante, catalizza nell'intestino la formazione di sostanze cancerogene. Per cui io dico, se proprio vuoi mangiare carni rosse, fai in modo che nel tuo piatto ci siano anche tante verdure, che ci siano tante sostanze antiossidanti. E poi, anche se non ci sono degli studi che lo dimostrano, ma è solo un ragionamento, dico, dopo pranzo prenditi un bel caffè, perché il caffè contiene delle sostanze molto antiossidanti che non vengono assorbite in gran parte, ma se c'è il ferro nell'intestino ci metto anche le sostanze antiossidanti del caffè, così magari contrasterà un po' la formazione di sostanze cancerogene nell'intestino. Però non ho mai visto uno studio che abbia analizzato se chi beve caffè e mangia carni rosse, no, si ammala di meno rispetto a chi mangia carni rosse e non beve caffè, eh? Bisognerebbe farlo. Però chi beve caffè si ammala un po' più di infarto. Per cui, insomma, non prendiamo il caffè come una cosa. Però, quando si mangia la bistecca, a me capita ogni 4-5 anni di mangiare una bistecca. Il caffè lo prendo un po' più frequentemente. E poi c'è la raccomandazione sullo zucchero, che dice: limitate i cibi ad alta densità calorica, che sono
tutti i cibi pubblicizzati in televisione, sono le merendine dei bambini, sono i quattro salti in padella, sono i con tante calorie in poco volume, che sono i cibi che fanno ingrassare naturalmente, limitate i cibi ad alta densità calorica ed evitate le bevande zuccherate. Allora chi ha il negozio di alimenti biologici, se tiene delle bevande zuccherate, anche se sono biologiche, consideri che sta avvelenando i propri clienti. L'Associazione Americana dei Cardiologi, pubblicato su questa importante rivista americana, JAMA Internal Medicine, alla fine d'agosto, inizio di settembre, quest'anno, un articolo sullo zucchero e i bambini. I cardiologi americani, la potentissima American Heart Association, hanno rivisto tutti gli studi e hanno concluso che lo zucchero aumenta tutti i fattori di rischio cardiovascolari già nei bambini: obesità addominale, ipertensione, dislipidemie, colesterolo e trigliceridi alti, iperglicemia, resistenza insulinica. E raccomanda, e vi prego, prendete queste frasi, le trovate, l'ho appena postato sul sito della nostra associazione, La Grande Via, www.lagrandevia.it, l'ultima cosa che c'è nel news, è proprio questo commento su questa pubblicazione americana. L'American Heart Association dice che non si aggiunga zucchero nel cibo dei bambini nei primi 2 anni di vita. Non facciamo neanche assaggiare lo zucchero ai bambini nei primi 2 anni di vita. Mettetelo nei vostri negozi. La American Heart Association raccomanda di non fare assaggiare lo zucchero ai bambini nei primi 2 anni di vita. E la ragione è che quello che mangiamo nei primi anni di vita e anche quello che mangia la mamma in gravidanza sarà qualcosa che piace al bambino. È ovvio che ai bambini piace il dolce, ma qual è l'intensità di dolce che piace ai bambini? È l'intensità di dolce del latte della mamma, che è dolce, che è appena appena dolce. Non dobbiamo abituarli a prendere questa droga, e poi la incontreranno questa droga, perché ancora nelle nostre scuole materne ci sono le maestre che danno le caramelle, e allora mangeranno una caramella e non gli interesserà se non sono stati drogati nei primi 2 anni di vita. E poi dice, no? Per i giovani, per i ragazzi, per gli adolescenti, le bevande zuccherate, dice, non più di una alla settimana. E io dico, magari zero è ancora meglio. Ma non lasciatevi infinocchiare dalle bevande zero e dalle bevande verdi con la stevia. La stevia è naturale. La stevia è naturale, quindi non può far male, è naturale, no? Ma anche il cianuro delle mandorle amare è naturale. Ma prova a mangiarti 20 mandorle amare e finisci all'ospedale. State attenti alla stevia. Adesso sapete che c'è la coca verde. La stevia non può far alzare la glicemia, perché non c'è zucchero lì dentro. No? Se tu ti bevi una coca verde non sale la glicemia. Allora io non conosco studi sulla stevia, non ci sono ancora. Magari si stanno cominciando a fare adesso, forse. Sì, si stanno cominciando a fare adesso. Ma conosco gli studi sull'aspartame. Però la stevia è 200 volte più dolce dello zucchero. L'aspartame è 170 volte più dolce dello zucchero. Che cosa succede quando mangiamo l'aspartame? Cioè la bevanda zero, no? Che è identificata con aspartame. Succede che noi sentiamo questo gusto intensamente dolce, queste molecole così dolci, nei nostri recettori del gusto che abbiamo nell'intestino. I gusti non li sentiamo solo in bocca, li sentiamo lungo tutto il tubo digerente.
E quando si sente un gusto così dolce, il nostro tubo digerente, che si è evoluto nel corso di milioni di anni con delle cose naturali che non sono così intensamente dolci, pensa che stia arrivando il glucosio. E allora spalanca le porte per assorbire il glucosio. Per cui è probabile, l'esperimento non l'ho fatto, ma gli studi sugli animali sono chiarissimi, è probabile che se tu ti mangi una tazza di tisana con dentro una fogliolina di stevia, se mangi solo la tua tisana non può salire la glicemia. Ma se ti mangi anche un biscotto senza zucchero, la glicemia ti salirà di più che se tu avessi messo lo zucchero, perché la stevia ha fatto aprire le porte per l'assorbimento dello zucchero. Quindi state attenti quando vendete queste cose. Dite queste cose, sì sì, prendi pure la piantina di stevia, ma usala senza mangiare soltanto. A parte che poi c'è perfino il sospetto, ma questo è soltanto un sospetto, che se arriva qualcosa così dolce e poi il glucosio non arriva, l'intestino si incazza. Dice, è il glucosio? Dice, qua arriva la carestia. Risparmiamo energia. Riduciamo il metabolismo basale. E se si riduce il metabolismo basale, tu ingrassi. Perché è perfino possibile, ma non c'è lo studio che l'ha dimostrato, ma è teoricamente possibile, che la stevia faccia ingrassare. Ma guarda un po' che robe. E vedete, tutte queste cose, è paradossale, ma che cosa ti dice di togliere il codice europeo contro il cancro? Lo zucchero, le bevande zuccherate, le stemoin. Che cosa ti dice di togliere? Le carni conservate, i salumi, l'estremo yang. Togli gli estremi e concentrati sull'equilibrio di yin e di yang. Avevo scritto un capitoletto su queste cose nel mio libro Il cibo dell'uomo, dove consideravo questa cosa bellissima, no? Che due tradizioni di conoscenza, quella filosofica dello yin e dello yang e quella scientifica, no? Che si concretizza poi in queste raccomandazioni, da due strade completamente diverse arrivano alla stessa raccomandazione. Mangiamo i cereali integrali, i legumi, le verdure, la frutta oleaginosa. Offritele, mettetele ai primi posti nei vostri scaffali. E la farina 00, se proprio non volete buttarla via e non ordinarla più, nascondetela dietro, dite, metteteci davanti la farina 2 e dite alla gente, guardate che i dolci vengono benissimo con la farina 2. La pizza fatta in casa viene benissimo con la farina 2. Non c'è nessun bisogno di prendere una porcheria come la farina 00, anche se biologica. La farina 00 biologica è una bestemmia, no? Perché la gente pensa che sia buona perché è biologica. E invece sempre veleno è una bestemmia. È una cosa irrazionale, insensata. E pensateci quando mettete sullo scaffale lo zucchero bianco, biologico. Ma chi se ne frega se lo zucchero è biologico? Lo zucchero è una sostanza chimica pura. Il 99,7% delle molecole dello zucchero sono saccarosio, che sia biologico o non biologico. Non c'è più neanche il veleno dentro. E magari tenete il panela, il mascovado, che la gente può abituarsi a mangiare una cosa per disassuefarsi dallo zucchero, mangiare una cosa che è un po' meno nociva. Quando uno è drogato dallo zucchero gli diamo il metadone,
mattatone in panela, e poi piano piano si disassolverà anche dal panela. In un negozio di natura sì, ho visto lo zucchero al velo. Ma che cavolo te ne fai dello zucchero al velo? Ma cosa serve lo zucchero al velo? Per bellezza? Cioè, voi avete una responsabilità enorme. Avete una responsabilità enorme di trasmettere un messaggio di salute. Ma se nel vostro negozio c'è in evidenza lo zucchero, voi imbrogliate la gente, perché avete un negozio che si presenta come un negozio di cibi sani, che fanno bene alla salute. Ma la farina 00 non fa bene alla salute. Lo zucchero non fa bene alla salute. Guardate gli omogenizzati che avete per i bambini. Se c'è zucchero dentro, no, non va bene. Ci sono delle diete che fanno la composta di mele, la composta di pera, senza niente di aggiunto. E state attenti a questa puttanata dei prodotti senza zucchero. C'è un prodotto che conoscerete che dice solo gli zuccheri della frutta e dei cereali. E sapete cosa c'è dentro? Cos'è lo zucchero dei cereali? È lo sciroppo di glucosio e fruttosio, il peggio del peggio. Lo sciroppo di glucosio e fruttosio è peggio dello zucchero. Ma il chiaro dei cereali viene fatto dal mais, si scinde il mais, l'amido del mais in glucosio, si trasforma metà di questo glucosio in fruttosio e si fa quello che una volta si faceva lo zucchero invertito, no? Lo zucchero invertito è semplicemente il saccarosio che è stato scisso, metà glucosio e metà fruttosio. È molto più pericoloso lo zucchero invertito e lo sciroppo di glucosio e fruttosio che non lo zucchero, perché è il fruttosio che è la parte più pericolosa dello zucchero. I diabetici non dovrebbero mangiare il fruttosio. I diabetologi più informati oggi dicono ai diabetici di non mangiare il cibo per diabetici che è dolcificato con il fruttosio. Il fruttosio peggiora il diabete. Il fruttosio aumenta la resistenza all'insulina, ostacola il funzionamento dell'insulina. Quindi non ti sballa la glicemia se tu mangi un biscottino dolcificato col fruttosio, ma ti peggiora il diabete, per cui ti salirà poi la glicemia. Il fruttosio fa ingrassare, il fruttosio è la causa della gotta, il fruttosio è la causa dei trigliceridi alti, delle dislipidemie. I cardiologi americani hanno visto che lo zucchero e o lo sciroppo di glucosio e fruttosio e o il fruttosio, intendeva tutto, aumentano la pressione, aumentano il colesterolo cattivo, abbassano quello buono, aumentano i trigliceridi, aumentano la glicemia, aumentano la resistenza all'insulina. Io ogni tanto parlo alla radio, che mi invitano a parlare di qualche argomento di salute. Appena ho letto questa cosa dei cardiologi americani, ho subito telefonato alla radio per dire parliamone, è una cosa importante. Non se ne può parlare. Dico, è una cosa. L'avete letto sui giornali? L'avete sentito alla televisione? La posizione dei cardiologi americani? C'è una potenza dietro, una potenza economica, finanziaria enorme dietro lo zucchero. Togliete lo zucchero dai vostri scaffali. E la gente viene, ma io volevo comprare lo zucchero, dov'è? Signora, lo vado a comprare alla S lunga. Tanto è lo stesso, guardi, biologico o non biologico non cambia niente. Veleno è, veleno rimane. Oppure gli dite, ma che bisogna, cosa vuole dolcificare con lo zucchero? E dice, ma devo fare la torta. Ma signora, la torta si fa con la frutta, si dolcifica con la frutta. Nella frutta, come dice il nome, c'è il fruttosio. C'è fruttosio, glucosio e anche un po' di saccarosio. Ma nella frutta c'è il contravveleno. La vitamina C è il contravveleno del fruttosio.
e i polifenoli della frutta sono i contropeleno, che frenano anche nel miele, dico sempre di andarci piano con il miele, ma anche nel miele c'è il contropeleno, c'è la vitamina C, ci sono una quarantina di polifenoli diversi, nel miele vero naturalmente, non nel miele finto fatto con lo zucchero. E per cui si può usare il miele, bisogna essere prudenti perché comunque è un indice glicemico alto. E a questa signora dice: ma io usi il miele per dolcificare, e quando fa la tartina con il miele per il suo bambino ci metta anche un grasso buono, ci metta una crema di mandorle oppure i tahini, dici metti un cucchiaino di miele e due cucchiaini di tahini, così il grasso rallenta la velocità di assorbimento del glucosio del miele. Date le istruzioni per come fare un dolce senza zucchero. Procuratevi le ricette, mettete lì le ricette stampate nel negozio, guardi signora, provi a fare questo dolce, la torta di mele, ma che bisogna c'è di mettere lo zucchero? Ci metti un po' di uvetta? Non c'è bisogno dello zucchero. C'è la gente che mette lo zucchero perfino nel castagnaccio, ma il castagnaccio è già dolce. Diffondete le ricette semplici dei dolci senza zucchero. Trasformate il vostro lavoro in un lavoro che vi renda quello che deve rendervi, ma che aumenti la coscienza dei vostri clienti, aumenti la consapevolezza di quello che mangiamo. Alla fine di tutto, poi gentilmente offerto un tè caldo per tutti a chiusura del pomeriggio, quindi ci vediamo dopo. Abbiamo portato il nostro malto, penso di riso, per dolcificare. Il malto è meglio dello zucchero, anche se ha un indice glicemico alto, fa salire la glicemia, perché non ha fruttosio. È meglio dello zucchero perché non ha fruttosio. Così come la masache. La masache, fra l'altro, è un prodotto che vende anche la Finestra. Secondo me dovete lavorare meglio, fare una masache più buona. È possibile fare una masache più buona di quello che avete voi. Fare anche la masache di miglio, oltre che la masache di riso. Naturalmente è un indice glicemico alto. Però se voi lo mescolate con un grasso di buona qualità, faccio un po' di pubblicità progresso per i nostri amici della Finestra, è il malto nocciola. Allora in quel malto non farà alzare tanto la glicemia perché c'è il grasso della nocciola che lo tiene giù. Non esagerate, perché ho conosciuto delle persone che ho detto questa cosa qua, poi se ne sono sbaffati un vasetto in una sera sola. E adesso con questa pubblicità che faccio per il malto nocciola aumenterà moltissimo la domanda e così la Finestra abbasserà i prezzi del malto nocciola. Consigliatelo alle mamme che vengono nei nostri negozi, ma è molto più buono della Nutella. E non c'è fruttosio lì dentro. Ma io avrei finito, avrei finito se c'è qualcuno che vuole chiedermi qualche cosa, sono ben contento, possiamo aprire degli altri discorsi. Io faccio l'atleta professionista, vado in bici, mountain bike, leggo, studio da sempre e non so più cosa mangiare, cioè ho provato tutto, io sto seguendo lei da un anno. L'anno scorso ho provato per 3 mesi a non mangiare la carne, che non mi piace proprio, la mangio come perché devo. Devi? C'è qualcuno che deve mangiare carne. Le spiego perché in 3 mesi faccio gli esami ogni anno, esami del sangue, in 3 mesi mi è andato l'ematocrito da 40, lo porto sempre abbastanza basso, a 31, facendo attività sportiva, sono professionista quindi di lavoro mi alleno,
non mangiando carne in 3 mesi non riuscivo più a salire le scale per andare a dormire. Ma è probabile che tu abbia le mestruazioni un po' abbondanti, perché le donne giovani perdono ferro con il sangue mestruale, naturalmente, no? Ma non perché non è l'attività sportiva che ci fa perdere ferro assolutamente, eh? Per cui tu garantisci di avere ferro nell'alimentazione, eh? E quindi scegli magari anche i prodotti vegetali che contengono un po' più di ferro. E poi se proprio c'è una forte carenza di ferro, allora non mangiare una bistecca tutti i giorni, mangiati qualche cibo animale che sia molto più ricco di ferro che non la bistecca, eh? Allora, se, a meno che ti faccia schifo, io ogni tanto raccomando questa cosa ai miei pazienti, dice, ah, ma mi fa schifo, vabbè, se ti fa schifo, paziente, fatti un'iniezione di ferro, non so. Dico, mangiati una fetta di fegato una volta al mese, mangiati un piatto di pasta asciutta con le vongole una volta alla settimana, le vongole sono ricchissime di ferro, vitamina B12, mangiati il polipo. Mi spiace dirti di mangiare il polipo, perché sono delle bestie così meravigliose, così intelligenti, così simpatiche, no? Però tu fai una piccola cerimonia per ringraziare il polipo che si è sacrificato per il tuo ematocrito. Eh? Il polipo è ricchissimo di ferro, di B12. E quindi per prendere dei cibi molto ricchi di ferro. E se no mangiati anche il radicchio rosso, e anche quello verde ricco di ferro, eh? E tanti altri verdure che sono ricche di ferro. Metti sempre un po' di limone nel tuo pasto, perché il limone con l'acido citrico e la vitamina C migliora l'assorbimento del ferro. Ma niente contro che tu ti mangi una bistecca ogni tanto, però tieni presente che non ti serve particolarmente, eh? E soprattutto non prendere integratori di aminoacidi ramificati. Questo è il grande veleno degli atleti. E non è vero che servono i culturisti per far gonfiare i muscoli. In realtà gli aminoacidi ramificati, stai attenta, perché se non fai un'attività fisica molto intensa fanno ingrassare nel senso del grasso, non ingrassare nel senso dei muscoli. Salve, volevo chiederle cosa ne pensava degli estratti di frutta e verdura. Io penso molto bene della verdura e della frutta e penso molto bene degli alimenti naturali e penso molto male degli alimenti raffinati. Ma anch'io ogni tanto mi bevo un succo di mela, eh? Oppure qualche volta quando vado al bar non so mai cosa prendere, però a volte ci sono al bar, c'hanno la centrifuga, mi mangio una centrifuga di frutta, insomma. Però la frutta e la verdura, mangiamola nella loro interezza. Perché dobbiamo togliere le fibre? Allora, a meno che tu poi prendi le fibre che sono rimaste lì e te le mangi tutte, no? Se no, cosa fai? Le butti via. Ma lì ci sono delle cose preziosissime per noi. Con l'estratto le vitamine e i sali minerali non si assorbono più facilmente per il corpo, è più facile assumerli velocemente. C'è addirittura il rischio che si assorbano troppo. Aspetta adesso, niente contro assolutamente di bersi, è una cosa così buona, voglio dire, bersi un bicchiere di un estratto di mela, carota, zenzero, no? Quando mi capita me lo bevo molto volentieri anch'io, no? Per cui niente contro usare un estratto così. Quello a cui io sono contro è contro queste strategie, queste raccomandazioni che si danno ai malati di cancro. Ci sono alcune scuole alternative che dicono: c'è il cancro, mangia solo estratti di frutta e verdura. Può anche essere saggio, per un breve periodo di tempo, una persona che ha passato la sua vita a mangiare salame, prosciutto, mai una frutta, mai una verdura, no? E questi uomini young
no, che non assaggiano mai frutta e verdura, dico, passare 10 giorni a mangiare estratti li può disintossicare, no? Ma non esageriamo, perché sapete, le sostanze antiossidanti che ci sono nella verdura e nella frutta, e ci sono solo nei vegetali le sostanze antiossidanti, ci sono nei cereali integrali, ci sono nei legumi, ci sono nella verdura, ci sono nella frutta, sono preziosissime per difenderci dall'eccesso di radicali liberi che si produrrebbero nel nostro organismo, che si producono normalmente nel nostro organismo, che noi bruciamo il glucosio nelle nostre cellule per fabbricare energia, produciamo queste sostanze molto reattive, molto avide di elettroni, molto molto ossidanti, che si chiamano radicali liberi. E radicali perché gli manca un elettrone e quindi sono avidissimi di elettroni. L'ossidazione è una deelettronificazione. E possono danneggiare le nostre proteine, i nostri grassi, anche il nostro DNA, sono una causa del cancro, no? Le verdure e le frutta ci proteggono dal cancro proprio perché controllano la produzione di radicali liberi. Ma quando abbiamo un cancro, e le persone della mia età ce l'hanno quasi di sicuro un cancro, anzi, io ne avrò 10.000 nel mio corpo di cellule che hanno fatto tutti i passi, le alterazioni del DNA per poter essere capaci di dare origine a un tumore, e appena troveranno nel mio corpo un ambiente favorevole per svilupparsi, comincerà a comparire questo cancro. Se lo dico con certezza, Cioè, alla mia età, 3 uomini su 4 hanno un cancro della prostata. Se voi esaminate la prostata al microscopio, all'autopsia, trovate il cancro. E quindi io so che c'è una certa probabilità che io abbia un cancro della prostata. L'importante è non farlo crescere. Le cellule tumorali però sono anche in grado di suicidarsi. Abbiamo nel nostro DNA i programmi del suicidio cellulare. Se non sono rotti questi programmi, magari riesco a farle suicidare le mie cellule tumorali. E come fanno a suicidarsi le cellule tumorali? Utilizzano i radicali liberi. La radioterapia è efficace nella cura dei tumori perché fa aumentare nelle cellule tumorali i radicali liberi. Molte chemioterapie sono efficaci nel guarire il cancro perché fanno aumentare i radicali liberi. E allora, io non voglio avere tante sostanze antiossidanti, perché potrei impedire il suicidio cellulare programmato. Se ho un cancro devo fare la radioterapia, non vado certo a prendere delle pillole di sostanze antiossidanti che potrebbero teoricamente almeno ostacolare la terapia. È stato fatto un esperimento perché si pensava che la vitamina E, una sostanza antiossidante importante, si pensava che proteggesse dal cancro della prostata. E allora è stato fatto un esperimento negli Stati Uniti, lo studio SELECT. Si usava il selenio, un'altra sostanza antiossidante, e la vitamina E. 37.000 persone, uomini di una certa età, avevano più di 55 anni, sono stati divisi in 4 gruppi. Un gruppo prendeva vitamina E, un gruppo prendeva selenio, alle dosi normali delle pillole di selenio e di vitamina E che si trovano nelle parafarmacie. Un gruppo prendeva tutti e due, selenio e vitamina E, e un gruppo prendeva una pillola che non conteneva niente. Dopo alcuni anni lo studio è stato interrotto perché chi prendeva la vitamina E si ammalava di più di cancro della prostata, non di meno. E chi prendeva selenio si ammalava di più di diabete. Perché si ammalavano di più di cancro della prostata?
Bene, bene, non lo sappiamo, ma la cosa più probabile è che questa dose alta di sostanze antiossidanti che si prendeva impediva il suicidio cellulare di quelle cellule tumorali che noi uomini abbiamo nella prostata e che magari non si sarebbero mai manifestate nel corso della nostra vita se noi non avessimo preso quella pillola che ha impedito il suicidio delle cellule tumorali. Per questo io sono contro a queste terapie con estratti e con centrifugati, perché dico, ma sono contro perché non è che abbia la prova provata che facciano male, ma se io mangio della frutta, mi mangio un frutto, due frutti, tre frutti, se io mangio dei centrifugati, mi mangio 10 frutti, 20 frutti, e allora rischio di avere un'enorme quantità di sostanze antiossidanti, cioè 10 volte di più di quello che avrei mangiando la verdura e la frutta. E allora questo potrebbe anche farmi male. È una questione... Non credete a quelli che hanno la cura del cancro con l'alimentazione. Credete a quelli come me che dicono ma forse si può fare qualche cosa per aiutare il malato a sopportare meglio le terapie, a rendere più efficaci le terapie. No, non credete nemmeno a quelli come me, non credete a nessuno, credete, cioè, ragionate sulle cose, insomma. Parecchio, ma avevano detto di prendere appunto della vitamina B12, degli antiossidanti, comunque un qualcosa per tirarti su, ok? Io sapevo tutte queste cose, no? Essendo appena stata operata di un tumore, mi sono, tra virgolette, rifiutata di prendere queste vitamine. È stata molto più lenta la ripresa. Perché chissà, comunque, chissà. Però quindi, a prescindere, niente vitamine chi è stato ammalato di tumore in qualsiasi caso o in qualsiasi emergenza possa manifestarsi. Ma sai, un trattamento per una settimana, no? È difficile che possa causare qualche danno, no? E comunque la vitamina B12, prima misuratevela nel sangue, se ce l'avete bassa prendete le pillole di B12, ma chi ha la B12 molto alta nel sangue si ammala di più di cancro, per cui non esageriamo. Per cui un breve periodo di prendere qualche pillola, se probabilmente, se ci credete, avrete un effetto placebo che vi fa bene alla salute, insomma, ma non è difficile che vi facciano male. Però magari vi sarei mangiato più volentieri un estratto in quel caso, almeno è buono e costa meno forse. A parte che l'estrattore costa, adesso c'è il mito dell'estrattore, no? No? 300 euro, 400 euro l'estrattore. Salve. Prima abbiamo parlato degli zuccheri all'interno degli alimenti. Voglio un attimo invece portare il discorso sugli oli usati. Cioè, molti biscotti contengono olio di girasole, olio d'oliva o extravergine d'oliva. Quale lei predilige, soprattutto in relazione alla conservazione dell'alimento? Sai, il dramma per l'industria alimentare è che gli oli polinsaturi, i nostri oli di semi e l'olio d'oliva, l'olio d'oliva è prevalentemente monoinsaturo, no? È fatto da acido oleico, irrancidiscono prima dei grassi saturi. Per cui se tu fai i biscotti col burro si conservano di più che non i biscotti con l'olio. È per questo che hanno inventato le margarine, cioè le margarine si conservano benissimo, il problema è che sono tossiche, per cui non bisogna usare le margarine da nessuna parte. E oggi è pieno di margarine, eh? Guardate che se voi mangiate la pasticceria industriale è fatta con le margarine, semplicemente perché il burro costa molto più caro delle margarine, per questo che la pasticceria industriale mette le margarine. L'industria si è resa conto che con le margarine non poteva andare tanto avanti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice evitate i grassi idrogenati, e per cui è cercato di correre i ripari usando l'olio di palma,
l'olio di palma, che è un grasso saturo e quindi non si altera. E infatti garantisce una lunga conservazione, è un grosso vantaggio per l'industria perché garantisce una lunga conservazione e fa molto meno male delle margarine. Per cui tutto questo movimento che c'è adesso per l'olio di palma è positivo, è encomiabile, ma non fate tutto questo casino sull'olio di palma e poi andate a prendere la brioche al bar, perché lì ci sono le margarine, che è ben peggio. L'olio di palma è un olio meraviglioso. Io quando ero in Africa, ho vissuto in Africa, l'olio di palma era una cosa comune. Ha un colore rosso intenso, è l'alimento più ricco di beta-carotene che c'è. E qui invece l'olio di palma è bianco trasparente, perché è stato raffinato e decolorato e gli abbiamo tolto le sue proprietà interessanti. E per di più l'EFSA ha annunciato pochi mesi fa che nella raffinazione dell'olio di palma si formano molte più sostanze cancerogene che nella raffinazione dei nostri oli normali, dei nostri oli di semi. Anche i nostri oli di semi è bene mangiare olio di semi spremuto a freddo, non estratto con i solventi e deodorato, decodificato, decolorato. Per cui l'olio di palma non è certamente raccomandabile. Benissimo che adesso l'industria cerchi di togliere l'olio di palma e si adatta ad usare degli oli vegetali che hanno una shelf life più bassa, una vita negli scaffali del supermercato più bassa, perché poi irrancidiscono. Però mi fa così vomitare quella scritta senza olio di palma, ma figurati, no, ma che roba è mai questa? Ma mettici cosa c'è dentro e metticelo sinceramente, e comunque leggete bene l'etichetta quando c'è scritto senza olio di palma. È un po' come quello là che diceva senza zuccheri, solo con gli zuccheri dei cereali. C'è il rischio che si abbiano messo qualcosa di peggio. Che vergogna, come siamo proprio, come siamo manipolabili dalla pubblicità. Siamo proprio schiavi della pubblicità, senza olio di palma. E comunque il problema è quello, il problema è della conservazione, hai ragione. Per cui ti dura un mese, due mesi e poi è cattivo, diventa rancido il prodotto fatto con l'olio d'oliva e quindi bisogna avere un sistema di distribuzione molto più efficiente, di smaltimento molto più efficiente, anche nei negozi dovete stare attenti a Però trovate delle astuzie, no? Del tipo, sono arrivati i biscotti appena fatti, no? Cioè sono ancora freschi, no? Consumateli subito, non lasciamoli invecchiare un mese sugli scaffali. Trovate il sistema di comunicare con i vostri clienti queste cose qua. Sono arrivati biscotti senza zucchero, senza olio di palma, senza coloranti, conservanti, porcherie. Adesso c'è una ditta che la conoscete, no? Quella che ha fatto i biscotti, si chiamano come si chiama? Granomela, Granomela, la conoscete Granomela? Veramente è un passo avanti interessante, no? Veramente si sta accorgendo che c'è un mercato per un biscotto che non contiene niente dolcificante, contiene solo la frutta e il cereale. E non so che olio ci mettono, non mi ricordo, ci deve essere un po' d'olio sicuramente, ma non so che olio ci mettono, non mi ricordo. Salve professore, sono qua. Le chiedevo le sue indicazioni sul consumo di alghe nelle persone sane e nelle persone che hanno disfunzioni tiroidee. Che bella domanda, interessante. Le alghe sono un alimento estremamente interessante. Naturalmente è un prodotto del mare, quindi c'è un problema di inquinamento del mare, anche le alghe sono inquinate. Poi magari chiediamo a lui
che controlli si fanno sulle alghe importate dal Giappone adesso. Non sto parlando della radioattività, sto parlando di inquinamento del mare proprio. Sapevo che anni fa era stato bloccato l'importazione di alcune alghe perché erano contaminate dai veleni del mare. Ma in tutti i popoli del mondo si sono sempre mangiate le alghe, anche noi mangiavamo le alghe. Ancora adesso in qualche ristorante raffinato trovi qualche frittura di alghe. Le alghe sono ricchissime degli elementi del mare, dei sali del mare, e quindi sono un ottimo integratore di minerali. E naturalmente sono ricchissime di iodio. E in particolare l'alga kombu, quella che noi tutti usiamo, no, per cucinare i legumi, è enormemente ricca di iodio. Per cui può essere consigliabile di usarla in cucina, per ammorbidire i legumi, per cuocere i legumi, ma magari non mangiarlo, mangiarne solo un pezzettino piccolo. Le altre alghe sono anche loro molto ricche di iodio, ma non così esageratamente ricche di iodio come l'alga kombu. Vi sapete che lo iodio è importante per la tiroide, per prevenire il gozzo. L'industria e la sanità pubblica si è inventato il sale iodato proprio per contrastare le epidemie di gozzo da carenza iodica che c'era nelle nostre valli, no? nel Bresciano, nel Bergamasco, su in montagna, c'era tantissimo il gozzo perché non c'era lo iodio, non c'erano i prodotti del mare e quindi questo sale iodato ha aiutato a prevenire questa patologia seria della tiroide. Purtroppo si è esagerato un po' e questo sale iodato ha favorito un eccesso di tiroiditi autoimmuni, la tiroidite di Hashimoto famosa, che tutti conoscete perché ormai se fai un esame della tiroide non te la nega più nessuno, la trovano a tutti, no? La tiroidite di Hashimoto, no, non proprio a tutti, ma soprattutto a voi donne. Perché un eccesso di iodio può essere pericoloso. Lo iodio si accumula nella tiroide in una proteina che si chiama tireoglobulina. E se la tireoglobulina è molto ricca di iodio, viene alterata un po' nella sua struttura e noi non la riconosciamo, cioè il nostro sistema immunitario non la riconosce e fa degli anticorpi antitireoglobulina. E allora danneggia la tiroide e fa venire queste tiroiditi. Chi ha una tiroidite autoimmune, ci sono due tipi di anticorpi da guardare, gli anticorpi antitireoglobulina e gli anticorpi antitireoperossidasi. Se gli anticorpi antitireoglobulina sono alti, non bisogna mangiare, meglio non mangiare le alghe. Se invece sono alti soltanto gli anticorpi antitireoperossidasi, va benissimo mangiare le alghe, per non andare a stimolare addirittura il potere antigenico antigenico vuol dire che stimola la formazione di anticorpi della tireoglobulina. Se no, le alghe vanno molto bene per le patologie tiroidee, vanno molto bene per una patologia da carenza di iodio, certamente, ma vanno molto bene anche per le altre patologie tiroidee, ma non nell'ipertiroidismo, invece rischi di scatenare una crisi. Se mangi le alghe, qui hai la tachicardia, se hai un ipertiroidismo. Ma nell'ipotiroidismo non dovuto agli anticorpi antitireoglobulina, va bene mangiare le alghe. Però un po' di alghe mettiamo, ma guardate che mangiare le alghe vuol dire mangiare una forchettata di alghe, non un piatto di alghe. Vuol dire mettere
un pezzettino di alga wakame grosso così nella zuppa di miso. Questa è una cosa che non ci avvelenerà mai per il suo contenuto di iodio. Però, se c'è una tiroidite autoimmune con anticorpi e antitiroglobuline elevati, non mettiamo neanche il pezzettino di alga wakame nella zuppa di miso. Facciamo un attimino a fiatare, vi faccio solo due parole sui controlli delle alghe. A me piace molto, quando vado in giro per le varie città italiane, ho avuto anche modo di incontrarmi con voi, raccontare un aneddoto. Il mercato giapponese è un mercato piccolino, quindi va da sé che tutte le società giapponesi vivono soprattutto con l'esportazione e di quello che è il mercato internazionale. Quindi sono i primi loro, come popolo giapponese, al di là di chi ha avuto contatti come tipo di cultura, sono sicuramente una popolazione molto seria di principio e di sani principi. Anche per motivi economici, loro sono i primi che devono accertarsi che qualsiasi tipo di prodotto, non solo food ma anche la parte non food, che non ci siano valori non idonei nella merce che viene esportata. Quindi già sono, il primo controllo viene fatto proprio in fase di partenza delle merci, e questo vale per tutti i prodotti, dall'automotive fino a, naturalmente, alla parte food, soprattutto su quelli che sono quei food che vengono mangiati come crudi, che hanno naturalmente necessitano di un maggiore controllo. Un secondo controllo viene fatto in Europa quando vengono importati sul suolo europeo, un terzo addirittura in Italia, e poi noi diciamo sempre un quarto controllo, quello che viene fatto da Finestra sul Cielo. Noi ne rispondiamo come società, visto che oltretutto i prodotti sono venduti a marchio proprio. Io personalmente ne rispondo anche penalmente, quindi c'è un valido motivo per cui rassicurarvi che vengono fatti tutti i controlli effettivamente, perché i prodotti non siano contaminati. Noi, ancora prima di effettuare qualsiasi tipo di acquisto dal Giappone, chiediamo delle analisi sul prodotto, sul singolo prodotto, sul singolo lotto, e ancora prima di effettuare l'acquisto viene effettuato il controllo. Questo quindi già a monte, e poi tutti i quattro controlli successivi che vi ho specificato. Volevo chiedere, per quanto riguarda, cosa ne pensa lei per la tiroidite autoimmune, quanto sia la responsabilità dell'eccesso di iodio oppure di un eccesso di radioattività. Leggiamo Chernobyl. Poi, la seconda domanda, le volevo chiedere cosa ne pensa della somministrazione di vitamina D ai ragazzi e agli anziani, che per il modo di vita che c'è oggi non prendono tanto sole. Grazie. La vitamina D è importante, ed è importante prendere il sole. È probabilmente sensato somministrare vitamina D ai ragazzi e agli anziani, alle persone che non prendono sole. Però prima si fa un esame del sangue per vedere com'è la vitamina D. Io ho molti dubbi quel trattamento di vitamina D che si fa ai bambini appena nati. C'è qualcosa che non mi quadra. A meno che la mamma fosse carente di vitamina D, io non farei questa cosa. Ma da quando mondo, i bambini sono nati, che bisogna c'è di dargli la vitamina D appena nati, se, a meno che ci sia da pensare che ci sia una carenza. Quindi prima di dargli, facciamo un esame della vitamina D della mamma, e se la mamma ha la vitamina D bassa, va bene, diamogli la vitamina D ai neonati. Perché c'è il sospetto che questo trattamento aumenti il rischio, c'è sospetto, è un unico studio, conosco io, che faccia aumentare il rischio di asma. Però è bene che la vitamina D ci sia. Nei nostri studi, nei nostri grandi studi, nello studio EPIC, noi troviamo che chi ha la vitamina D bassa nel sangue si ammala di più di cancro dell'intestino, per esempio. E poi anche di altre patologie sono legate alla vitamina D. Ma non ho mai trovato, ma magari sono ignorante io, degli studi che mi hanno messo in relazione le radiazioni con
la tiroidite autoimmune. Le radiazioni con il cancro della tiroide, sì, assolutamente. I bambini di Chernobyl hanno avuto un'incidenza di cancro della tiroide esagerata. Però non sono al corrente di studi sulla tiroidite di Hashimoto. Credo che sia molto più responsabile l'esagerazione di sale iodato che si è usata nel nostro paese anche, che non le radiazioni. Però, ignoranze. Cosa ne pensa del consumo di bevande fermentate come il kombucha o il kefir d'acqua che vengono preparate a partire dallo zucchero bianco raffinato? Se lo zucchero è completamente fermentato, non credo che faccia male. Però, insomma, forse è l'unico uso sensato dello zucchero. Buongiorno, io sono stata operata di un tumore al seno e ho fatto i 5 anni con il tamoxifene. Esatto, e con l'iniezione Decapitin. Ora ho finito la terapia dei 5 anni e un medico di famiglia mi consigliava, siccome sentivo prima parlare di antiossidanti, l'assunzione della terapia del professore Ercole Cavalieri, che è un antiossidante associato alla necetil cisteina. E volevo sentire anche un attimo il suo parere. Grazie. Acetil cisteina, sì. Esatto. Non c'è nessuna ragione di fare questa cosa qui che abbia una base scientifica. L'unico studio che io conosco che è stato fatto sui malati di cancro è stato fatto sui malati di cancro della bocca e della gola, che sono stati divisi in due gruppi. No, sono due gli studi. E uno sui malati sempre sui malati di cancro della bocca e della gola. Uno usava il beta-carotene, la vitamina E, e uno usava l'acetilcisteina e un retinoide. Quindi non era il resveratrolo, ma era un analogo della vitamina A. Tutti e due sono stati fallimentari, nel senso che quello che usava vitamina E e beta-carotene ha visto un aumento dei nuovi tumori della zona. Mentre l'altro non ha visto nessuna protezione. Non conosco studi sul cancro della mammella, non credo che siano mai stati fatti, ma io non li prenderei. Io mangerei un po' di frutta, un po' di verdure tutti i giorni, frutta, magari un po' più verdura che frutta, no? In modo da avere anche gli alimenti che contengono il resveratrolo, no? Che sono un po' di uva nera, che sono le arachidi sono ricche di resveratrolo, ma non andrei a prendere delle cose che possono teoricamente, potrebbero teoricamente ostacolare dei processi di difesa dell'organismo su eventuali cellule tumorali che se ne stanno ridormendo tranquille. Si è parlato molto negli ultimi mesi degli studi del dottor Walter Longo, della dieta minima digiuno, eccetera. Non so se magari ha avuto modo di dare un'occhiata, eccetera. Volevo capire la sua opinione al riguardo. Il digiuno. Tutte le grandi tradizioni sapienziali hanno sempre raccomandato il digiuno. Anche nella nostra Chiesa Cattolica si faceva digiuno il venerdì, si facevano digiuni durante la Quaresima, si faceva il digiuno delle campane. Io 2 anni fa, l'anno scorso no, perché ero in montagna e dovevo camminare 5-6 ore al giorno, quindi non facevo digiuno, ma 2 anni fa ho fatto il digiuno delle campane. Dai vespri del giovedì fino a quando suonano le campane la domenica mattina non si mangia, si beve acqua, si beve tè, ed è una cosa fantastica, perché è un'occasione di liberare il nostro corpo di tutte le pesantezze. Sapete cosa succede quando ci si mette a digiuno? Si attiva un gene che si chiama AMPK,
AMPK, che è la chinasi attivata dall'adenosin monofosfato. L'adenosin monofosfato sono le pile scariche. E quando noi bruciamo lo zucchero per il glucosio per produrre energia, carichiamo delle pile chimiche che si chiamano AMP, gli si attacca una molecola di acido fosforico, diventa ADP, gliene si attacca un'altra e diventa ATP. L'ATP è la pila carica. Se le nostre pile sono scariche, e se c'è tanto quindi adenosin monofosfato e poco adenosin trifosfato, si attiva questo AMPK. La chinasi che ha una serie di azioni per fare risparmiare energia e blocca la sintesi del glucosio nel fegato, blocca la sintesi di grassi, blocca tutte le cose che spendono energia, sblocca la proliferazione cellulare. E già questo vi dice una cosa, sblocca la proliferazione, costa molto caro fare moltiplicare le cellule in termini di energia. E quindi una cosa che blocca la moltiplicazione cellulare è già interessante di per sé per vedere i tumori. I tumori sono cellule che si moltiplicano tanto. E poi attiva un fenomeno che si chiama autofagia, cioè le nostre cellule, che la glicemia è molto bassa quando ci mettiamo a digiuno e non hanno abbastanza glucosio da bruciare, e allora cominciano a raccattare all'interno della cellula tutta la spazzatura che si è accumulata, tutte le proteine che non servono più tanto, cercano di capire cos'è che non serve qua dentro, quello che non serve ce lo mangiamo. E quindi c'è questa autofagia, che è una ripulitura, queste proteine che si depositano nelle cellule nervose, l'amiloide dell'Alzheimer, cos'è che si deposita nel Parkinson, non mi ricordo, la proteina che contiene il selenio, adesso non mi ricordo come si chiama, la superossido dismutasi, quella proteina che si deposita nella SLA, sapete la terribile SLA, ce le rimangiamo. E da più di 100 anni sappiamo che se agli animali diamo poco da mangiare, ma non troppo poco, il 20-30% in meno di quello che mangerebbero se avessero una disponibilità illimitata di cibo, vivono di più, si ammalano meno di cancro. Tutti gli animali sono stati studiati, dai vermetti alle mosche, ai ragni, ai pesci, ai roditori, soprattutto gran parte degli studi sono fatti sui roditori, alle scimmie. Questi ricercatori hanno allevato delle scimmie per più di 30 anni, metà che poteva mangiare quanto voleva, metà che gli si dava il 30% in meno, e quelle che gli si dava il 30% in meno sono vissute di più, si è dimezzata l'incidenza del cancro, si è dimezzata l'incidenza dell'infarto, nessuna si è ammalata di diabete, mentre gran parte di quelle che potevano mangiare quanto volevano si sono ammalate di diabete. E noi siamo molto simili alle scimmie. Per cui sappiamo che mangiare poco è una cosa utile. Ma oggi si sta scoprendo, grazie anche ad alcuni studi a cui ha collaborato il dottor Longo e ha collaborato il mio socio dell'associazione La Grande Via, Luigi Fontana, e si sta scoprendo che forse non è tanto il mangiare poco, ma quanto fare dei periodi di digiuno, perché questi topolini a cui si dava meno da mangiare avevano fame, e i topi, sapete, si dà da mangiare tutte le mattine, ma una volta al giorno si dà da mangiare, e quando gli portavi da mangiare questi sbaffavano immediatamente tutto, dopo mezz'ora avevano già consumato tutto, e poi stavano 23 ore a digiuno prima che arrivasse il pasto successivo. Un nostro amico ha fatto uno studio in Australia sui topi,
in cui gli ha dato da mangiare del cibo a bassissima densità calorica. Cioè, questi topolini, per avere un po' di calorie, erano costretti a mangiare tutto il giorno, però alla fine mangiavano soltanto il 70% di quelli che mangiano abitualmente i topi. E nonostante mangiassero poche calorie, non hanno avuto nessun miglioramento, né nella speranza di vita né nel cancro. Ma perché mangiavano tutto il giorno. In alcuni esperimenti, se i topi che hanno il tumore dai da mangiare un giorno sì e un giorno no, il tumore non cresce. Walter Longo ha fatto degli esperimenti estremamente importanti. Ha lavorato con i topi con tumore, a cui faceva la chemioterapia per curarli. E se lui li teneva a digiuno 48 ore prima della chemioterapia, il giorno della chemioterapia e anche due giorni dopo, quindi facevano 5 giorni di digiuno questi topi, la chemioterapia era enormemente più efficace per curare il cancro. Perché? Molto probabilmente perché quando ti metti a digiuno la glicemia scende tantissimo. Le cellule tumorali hanno bisogno di almeno 20 volte più glucosio delle cellule normali per vivere. Sapete che c'è un esame che si chiama la PET, no? Che in cui ti iniettano del glucosio radioattivo che emette dei positroni, e la PET vuol dire la tomografia a emissione di positroni. E questo glucosio radioattivo va in tutto il corpo, ma va 20-50 volte di più laddove ci sono le cellule tumorali che prendono più glucosio dal sangue. E allora con una radiografia si vede dove è il tumore. Se la glicemia è bassa, le cellule tumorali sono in difficoltà, sono in grande difficoltà. E allora il veleno è più efficace. Io già adesso raccomando ai malati di tumore che devono fare chemioterapia di andare a digiuno di chemioterapia. E c'è un grossissimo vantaggio, che soffrono meno. Non c'è la nausea, non c'è il vomito. Perché la chemioterapia causa nausea e vomito perché uccide le cellule sane di rivestimento del tubo digerente, soprattutto dell'intestino tenue. Sapete, le cellule dell'intestino tenue si moltiplicano talmente rapidamente che quelle che abbiamo oggi sono già tutte nuove rispetto a quelle di ieri. E la chemioterapia è un veleno che uccide le cellule che si moltiplicano. Ma se io mi metto a digiuno, le cellule del mio intestino tenue non hanno mica bisogno di moltiplicarsi. E allora non vengono uccise dalla chemioterapia. E allora non viene la nausea, non viene il vomito. Poi la chemioterapia ha sempre i suoi effetti nocivi sul sangue, fa cadere i capelli, tutte quelle cose lì, ma almeno, e già i pazienti a cui ho raccomandato queste cose mi dicono: ma stavano tutti male e io stavo abbastanza bene. Io credo che Longo abbia fatto un'osservazione importantissima. Adesso stanno cominciando gli studi sull'uomo. Longo però ha pubblicato il suo libro, si chiama La dieta mima digiuno, che mi ha proprio deluso. Un libro superficiale, un libro che sembra che lui abbia scoperto chissà che cosa, che il digiuno risolve tutto. Un momento, non ce li hai ancora i risultati sull'uomo. Cioè, aspettiamo prima di vendere l'elisir d'amore, no? Prima di vendere la cosa miracolosa prima di avere le prove. E poi non mi piace questo business, lui vende queste scatolette di porcherie liofilizzate per fare dei periodi in cui mangi il suo prodotto. Insomma, ci sono degli aspetti che non mi piacciono, però ha fatto degli studi di grande valore, non è... E quindi facciamo digiuno ogni tanto, ma guardate che basta poco, basta anche saltare la cena ti mette 16-18 ore di digiuno, non saltare il pranzo ti mette 12 ore di digiuno, dalle 8 del mattino alle 8 di sera. Saltare la cena ti mette dalla luna fino alle 8 del mattino dopo, no? Quindi sono 17 ore di digiuno. E già ci sono degli studi sull'uomo, gli studi sulle donne che hanno avuto il cancro della mammella. C'è uno studio
che è appena uscito sul sito della Grande Via, trovate i risultati di questo studio. In questo studio, queste donne che avevano il tumore della mammella, si è studiato le loro abitudini alimentari con dei diari, hanno fatto, in questi diari segnavano anche l'ora in cui mangiavano. Ebbene, si è visto che le donne che hanno un intervallo più lungo fra la cena e la colazione riducono il loro rischio di recidive, di avere metastasi, perché hanno un periodo di digiuno un po' più lungo. Io raccomando alle signore che hanno avuto il cancro della mammella, ogni tanto saltiamo la cena, è così bello saltare la cena, si dorme bene, oppure mangiamo poco, mangiamo un po' di verdura verde, ecco, non è qualcosa che non ci faccia alzare la glicemia, con un filo d'olio d'oliva, ma senza pane però. E quindi cominciano anche gli studi sull'uomo. C'è uno studio bellissimo sulle ragazze che hanno l'ovaio policistico. Sapete, le ragazze che hanno l'ovaio policistico hanno dei problemi, che si formano queste cisti perché c'è una ipertrofia del tessuto interstiziale dell'ovaio che impedisce al follicolo di scoppiare, di liberare l'uovo. E questa ipertrofia dipende da un eccesso di insulina. È l'insulina che attiva la produzione, le cellule che producono gli ormoni sessuali maschili nell'ovaio, che poi vengono normalmente trasformati in ormoni femminili quando il follicolo ovulo matura. E quindi queste ragazze hanno già gli ormoni maschili troppo alti, quindi hanno tanti peli superflui, e hanno anche una configurazione del corpo, tendono a mettere su pancia per esempio, e diventano sterili perché il follicolo non si apre. E quindi vanno a fare terapie, vanno a fare l'inseminazione assistita. Questo studio fatto in Israele, una sperimentazione clinica randomizzata, queste ragazze divise casualmente in due gruppi, a tutti e due veniva dato da mangiare esattamente le stesse cose, ma metà le mangiava colazione, pranzo, cena, con una cena abbondante, e metà le mangiava fra colazione e pranzo, con una cena leggerissima. Ebbene, queste ultime, nel volgere di 2 mesi, hanno abbassato l'insulina, hanno migliorato la sensibilità insulinica, hanno abbassato il testosterone, hanno migliorato tutti i parametri di fertilità e sono anche dimagrite, nonostante mangiassero tutte le stesse cose. Per cui, purtroppo oggi, nella nostra società, la cena è diventato il pasto principale. Una volta il pranzo è il pasto principale, la colazione era un pasto importante, perché è l'unico momento in cui la famiglia si ritrova. E ritroviamoci almeno a colazione, facciamo una bella colazione abbondante, e qualche volta almeno saltiamo la cena. Vi ringrazio. Un ringraziamento per il dottor Berino e anche per la persona che è un po' il braccio dell'associazione, che è Enrica Bortolazzi, dell'associazione della Grande Via. Da parte di Finestra, un'unica raccomandazione, quella che è di perseguire e diffondere la sana alimentazione, come ci ha detto il dottor Berino. Grazie.